Gatti! Gatti! E soltanto gatti! Cosa vuole l'internet? Gatti! Che ridere! Oggi faremo un gioco a tema gatti, ma gatti con la... canna da pesca! I disegni sono bellissimi! C'è un gatto! Wow! Umano! Io non sono un umano! Non vedi? Sono un gatto! Sono anch'io un gatto! Miau! Non mentirmi! Cavolo, l'ha capito! Io so come sono fatti gli umani! Sono un gatto! Miau! Sei un bugiardo! Stavo pescando, poi mi ha interrotto. Anche io voglio pescare, dato che sono un gatto! Sì, peschiamo assieme! Clicca nell'oceano per lanciare l'uncino! Vabbè, molto carino, vediamo che succede. Ma pesco cibo! Beh, ovviamente! No, voglio anch'io adesso andare in giro a pescare hamburger! E parla pure! Che cute! Ah, non posso respirare! Wow, un hamburger parlante! Non ne avevo mai visti prima! Perché mi hai portato via da casa? Ho bisogno dell'acqua per respirare, ributtatemi nell'oceano! No, tu starai con noi! Ma di cosa state parlando? Io sono nato lì sotto! Voglio tornare a casa! Sono 20 anni che vivo nell'oceano! Ecco perché sei così salato! Non preoccuparti, ti prenderemo un amico! No, non prendere altri hamburger! Non dirmi quello che devo fare, io sono il gatto nero! Che crudeltà, ragazzi, che crudeltà! Non ci posso credere, siamo una... L'hamburger ha mangiato l'altro hamburger! Si è scandalizzato pure il gatto! Grazie per lo snack! Ma hai mangiato l'altro hamburger! E che cosa dovevo farci? Non lo so, essere amico con lui o qualcosa del genere? Perché dovrei essere amico di un pezzo di cibo? Ma anche tu sei un pezzo di cibo! Non avevo scelta, è mangiare o essere mangiati in questo mondo! No, non è vero! Ne prendo un altro e questa volta non mangiarlo! Proviamoci di nuovo, io non so, questa storia mi sta intrippando, non pensavo che avesse una storia così... No! Cosa fai? Voglio tornare a pescare stivali! Come posso fare i soldi se tu mangi tutto quello che prendiamo? Non preoccuparti, ti pagherò! Guarda questo! Ma che cosa stai facendo? Mi stai spaventando! No, aspetta, non ha funzionato, fammi riprovare. 100 cacchio di bargain coin! Wow, è fantastico! Puoi farlo di nuovo? Certo, però lo farò solo quando mi date a mangiare. Fallo di nuovo ora! Ti hai già mangiato 2 burger. Ok, va bene. Saremo ricchi! Continuiamo così, tu sei il nostro piccolo burger che si mangia altri burger e caga monete di burger. Sì, stiamo andando strabene, continuiamo così ragazzi. È diventata una droga questa ed è facilissimo prenderli. E poi potremo magari prenderne più di uno. Ok, va bene, continuiamo ragazzi. Sento i soldi, il potere del denaro. Che cosa abbiamo trovato? Più grande del petrolio. Ha aumentata la capacità, quindi ora possiamo prenderne ben 2. E uno e una, 2. Mangia, mangia mio bambino, che diventeremo ricchi. Ma questo gioco, ragazzi, ma che giochi vi trovo? Quality content. Benissimo, e ho sbloccato una nuova canna da pesca. Qua ci evolviamo. Questa è la nuova. Oh, cosa sono questi? Cosa ho preso? Cos'è quello? Brutto drago. E lui chi è? Non ho capito. C'è anche una cesta del tesoro. Cosa sto prendendo, signori? Ma là sotto c'era un sacco di cibo bellissimo. E che cosa c'è dentro di te? È un segreto. Dai, diccelo. Mi dispiace. È dura per me aprirmi alle persone. Ogni volta che mi apro le persone prendono tutto e se ne vanno. Ah, che cattiveria. La chiave è continuarmi a darmi del cibo. Forse un giorno aprirò di nuovo. Buon per te, ma non penso che lo farò. Va tutto bene? Bella domanda. Porca vacca, dobbiamo trovare un modo, dobbiamo prendere più roba. C'era anche un'altra roba sotto, dobbiamo raggiungere quel livello. Il frutto di drago mangia e mi dà anche più soldi dell'hamburger. Questa cosa è fantastica. Stiamo diventando sempre più potenti, quindi è meglio prendere frutta di drago. Oh! Abbiamo preso una chiave, quindi più cose prendiamo, possiamo anche ricevere delle chiavi. E poi, vedete, vanno nell'hamburger. Funziona così. Ok, e adesso aumentiamo la capacità. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, no, no, questa veramente è la nuova trocca. 3 ne posso prendere ora. Sì, sì, stiamo andando bene, stiamo andando bene. 3 dragon fruit e si scoppia. Bene. Ora guardate con che velocità e rapidità felina si prende tutto. Infatti ho sbloccato la canna al livello 3, così possiamo andare più a fondo. E posso prendere un gatto. Cosa ho preso? Chi è lui? Perché?
caffè? Buongiornissimo caffè? Mi avete lavato! Mi avete salvato la vita! Siete dei salvagenti! Salvagatti! Non posso credere che ho preso un intero caffè! E cosa stai facendo nell'oceano? Stavo annegando. Beh, ha senso. Sei veramente forte, sei riuscito a tirarmi fuori! Sì, faccio palestra. Posso vederlo? Grazie tante! Come posso ripagarti? Beh, per qualche strana ragione, gli hamburger diventano monete. Quindi potresti farci qualcosa a mangiare? Ok, strano. Vabbè, farò dei drinks. Di solito li vendo, ma te li darò gratis. Farò dei drink ogni volta che riavvi l'app. Prova! Come? Wow, ma è fantastico! Ho rilanciato l'app e ci sono dei drink! Grazie! Grazie mille! Wow! Fantastico! Grazie per il drink! Hai mangiato l'intera roba! Lo sai che il container non si può mangiare? Il mio sistema digestivo è fantastico! È anche veloce a mangiare tutta la roba! Sai, non ho molto tempo prima di morire, devo mangiare tutto ciò che posso! Beh, mangiare il contenitore potrebbe farti morire prima, ma va bene! La cosa importante è che fabbrichi denaro! Puoi anche morire! Ok, non so, ragazzi, sto facendo un sacco di amicizie con persone strane e stiamo prendendo un botto di burger coin che sono la mia vita. D'ora in poi io lavorerò per i burger coin nella vita. C'è l'Ethereum, c'è il Bitcoin, c'è il Dogecoin addirittura. E noi cosa abbiamo? I burger coin. Dobbiamo metterli nel mercato delle criptovalute. E ragazzi... Lo apro io, ragazzi. Ma c'è una moneta solo del canale di Gabby? Lo chiameremo i burger coin. Ok, comunque aumentiamo la capacità, che prima riavviando il gioco avevo perso un po' di robe. Adesso comunque me le rifaccio easy peasy lemon squeezy. E quello che mi interessa è andare sempre più giù, perché più scendiamo più cose strane troviamo. Ehi ehi ehi. Comunque veramente andare a pescare con i gatti non pensavo che fosse così divertente, ragazzi. È una roba da fare nella vita. Comunque prendo solo frutti di drago che danno più soldi paradossalmente. Aumentiamo la capacità così ne prendo ben 4 ora. Pa 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 pa. Assorbo tutti. Miau. Godimento di vero godimento. Frutti di drago. E più continuiamo più soldi facciamo. I frutti di drago ce li mettiamo. Ah, la chest. La chest ora è... Grazie per avermi sbloccato. 4 booster di capacità. Ti faranno prendere più cibo durante i turni. Vuoi guardare una pubblicità per prenderne altri 4? Spero che non mi bughi tutto. Va bene. Voglio il mega booster. Non me ne frega niente di annoiarmi davanti alle pubblicità. Ah, con i booster gli attacchi la canna a pesca e puoi prenderne molti di più. 8 ne ho presi. LOL. Allora dai, usiamone un po'. Dato che abbiamo guardato la pubblicità, possiamo prenderne ben 8. Oh signore, ne avrete mangiati così tanti, vi verrà il cagotto. Guarda quanto, ora posso scendere, ci sono anche le patatine fritte. Ho sentito dire che trovi pure il guanto di Thanos se vai tanto giù, almeno credo. O forse è una miniatura clickbait di uno youtuber. Beh, io spero di sì. Ehi, vi piacciono le patatine fritte in questo gioco? Beh, eccomi qui. Spero che siete felici, perché io non lo sono. Che succede? Tutto è sbagliato, niente è reale, è tutta una simulazione. Tutto quello che devo fare è andare su e giù dentro quel lago. Che perdita di tempo. Almeno posso risparmiare altre patatine fritte e le mangerò per togliergli le sofferenze. Vai, te le prendo così le puoi mangiare e risparmiale. Tu sei l'unica. Tu sei l'unica reale. Le altre vivono in un Matrix. Dai, Neo. Bene. E abbiamo aumentato anche la profondità. Quindi ora troviamo pure le... Ho preso una roba stranissima. È un biglietto d'oro. Questo, che cos'è questo? Un portale? Un portale sopra la casa. Cos'è questo portale? Wow, mi è caduto nel tetto. Mi ha spaventato a morte. Ho la caccarella ora. Sembra un portale. Chissà dove porta. Oh, premiamolo. Non lo so dove porta. Non possiamo neanche premerlo. Prendiamo un sacco di patatine e avanti così. Oh, entrano nel portale. Cos'è? Cosa stiamo facendo? Non ho idea di cosa stiamo facendo. Wow, il portale ha duplicato il cibo che hai preso. Ma è fantastico. Adesso è chiusa però. No, potevamo fare più soldi. Troveremo un altro modo per riaprirlo. È bellissimo sto clicker game perché è tipo una storia, no? Quindi è anche interessante vedere cosa dicono sti cavolo di personaggi. Bene, stiamo usando però tutti i nostri booster. Ho capito come aprire il portale. Sembra che sia potenziato dall'amore. Ma mi stai prendendo in giro? È una roba ridicola. Sì, stavo scherzando. In veramente si apre solo con le pubblicità. Cosa?
Beh, anche peggio questo. Nessuno vuole aprire un portale guardando le pubblicità. Perché non può funzionare e basta? Chi lo sa? Io no. Forse è per il meglio, è per un bene maggiore. Guarda le pubblicità. Quindi vuoi che guardo anch'io le pubblicità? È la cosa giusta da fare. Per caso sei sforzato a dire queste cose? Certo che no. No, devo guardare le pubblicità. No, per extra portali. Guarda la pubblicità. Di nuovo. Mi stanno grabbando, è l'unico gioco che mi sta convincendo. Guarda questi portali che moltiplicano le patatine, gli hamburger. Oh, c'è qualcos'altro qui. Una pala? Che ci fa una pala qui? È bellissimo, è stranissimo. È goduriosissimo. Non so perché sto trovando ramen. Cos'è sta roba? Pure una nuova ciotola. E questa è una nuova ciotolina. Cranberry. Cos'è la cranberry? Non so cosa sia, ma sembra buona, ragazzi. Credo sia la salsina. Bene. Abbiamo pure lei. E niente, se vogliamo di nuovo utilizzare i portali ci tocca guardare la pubblicità. Però in un certo senso è anche meglio, perché alla fine è buono, perché il tempo che guardi la pubblicità alla fine viene moltiplicato il cibo e quindi non sprechi tempo. Ci sono pure gli hamburger Erline! Che bello! Hot dog! Come stai? Beh, speravo che fosse più nuvoloso oggi. Perché? Perché è troppo hot dog. Ok, questo è solo in inglese. Hai per caso riso? Non posso dirlo perché le mie orecchie si sono dissolte nell'oceano. Non sei divertente. Lo so. Ed è per quello che mi hanno buttato lì. Ok, c'è anche un kiwi. Sono arrivato! È un cocomero! Che ci fanno? E tu da dove sei arrivato? Dall'altra parte di questa... di questo mondo piatto. Ma il mondo non è piatto. Certo, a me sembra piatto. Non prendermi in giro. Qualcuno potrebbe crederti. Beh, non c'è niente di male a capire la verità. Ad ogni modo, beh, ti potrò portare in altri posti se mi porti più cibo. Clicca nella barca quando avrai più cibo. Ma che cosa vuol dire? Possiamo cambiare isole e trovare nuovi gatti e diventare il gatto supremo se troveremo tutto il cibo. Ragazzi, devo continuare. Questa è una missione da gatto the dog. Ok, stiamo andando bene e abbiamo quasi aperto la nostra amica cazza. La cassa che scassa. Dai. Perfetto. Apriti. Grazie per avermi. Altre barre. Da 10 questa volta. E guardiamo una pubblicità. Ok. Ho tutto. Ho tutto. Ho dovuto soffrire. Non so cosa fanno tutte queste pale. Quindi tra un po' voglio provare a sbloccarle. Meow. Ma questo è più... mi sta divertendo sto gioco. Io lo shoppo. Cioè io devo shoppare in questo gioco tra poco. E non mi lasciano shoppare. Come mai non mi lasciano shoppare? Cioè io devo spenderci 100 euro per sbloccare tutto come su Missile Dude RPG. Ricordate Missile Dude RPG? Quel gioco mi aveva convinto a spendere. E questo mi sta convincendo e non so il perché. Ha uno stranissimo charm. Sarà che amo i gatti? Non lo so. Quando ci sono gatti io devo spendere. Questi burger coin sono la vita. Oh, non so perché. Mi ha grabbato. Ok, guarda, tutto il mio cibo spazzatura preferito in un solo posto. Ok, ho aumentato anche la depth. Ci sono pure le cipolle. Quindi niente vampiri in questo gioco, li terremo lontani. Ok. Oh, signora cipolla. Come sta? Lei non parla. Ok, aumentiamo le depth ancora, voglio nuovi cosi. Guarda, c'è il panino quello col formaggino dentro. Strabuono quello. E un'altra cesta. Lei chi è? Ah no, è una patata. Sembrava un panino. Salve, signora patata. Questo gioco è strano. Perché c'è cibo nell'oceano? Non ha senso. E tutto il cibo mangia l'uno e l'altro. Che succede? Sistemiamola. Sistema tu la cosa. Non posso farci niente. Perché no? Perché sono solo uno spectamangiatore. Ok, sono battute molto strane in inglese. Vabbè. Kiwi. Hai scoperto un sacco di roba per andare alla fattoria. Ehi, ma quella è la mia fattoria. Beh, era la mia fattoria. Non la controllo quando sono caduto in oceano. Forse tutto è morto. Eh beh, è così è la vita. Vabbè, forse dovremmo ricostruirla. Perché? Non lo so. Beh, è tua, te la regalo. Guarda un po' di pubblicità mentre sei qui. Ok. Sei il migliore. Divertiti a farmare. Ok, le guarderò tra poco. Ma voglio andare alla fattoria. Ci manca solo un cibo, forse. Vedete, abbiamo il Pokédex dei vari cibi. E posso anche chiamarli nomi, tipo fruttolo. Ok, quindi posso chiamare le varie cose. Andiamo alla fattoria. Andiamo alla fattoria.
Sblocchiamola. Ho sbloccato un nuovo... un peperone! Che si sta mangiando altri peperoni. Ma cos'è sto posto? C'è un peperone che si mangia peperoni. Spawna il cibo. Dobbiamo arrivare a 200. Ok, allocchiamo. Cosa sto sbloccando? Ma cos'è sto gioco? Vabbè, forse sono altri giochi. Praticamente uno è di pesca e l'altro è di altre cose. Credo che sia così. Vedete, sono altre isole dove puoi fare praticamente altri giochi. E qua c'è il pollo e devi sbloccarlo e andare avanti. Ok, un po' strano sinceramente, però preferisco l'altro gioco. Quindi torniamo qua e voglio la pala! Pala, parlami! Parlami tutto, è il mondo del sushi questo, vedete? Eh? Anche il background si vede. Ok, scava! Cos'è? Posso sbloccare un cappello, il miglior reward è un cappello. No, sto trovando solo portali. Sì, ho trovato il cappello! Sì! Ok, perfetto. Guarda che bello. Un bellissimo cappello. Me lo metto in testa e colmino il macello. Che godimento. Ok, ora possiamo prendere 6 cibi al colpo. Cioè, vi rendete... Ho trovato un altro gatto! Nani, who are you? Dove è andato? Ma dove è andato quel gatto? Credo che l'ho buttato in un'altra isola, credo. Non so veramente... Wow, quel gatto era un gatto volante. Speriamo che avessi l'assicurazione sanitaria. Ma perché era nell'oceano? Forse era un catfish. Perché catfish vuol dire un predatore. Ho visto dove è atterrato. Possiamo andare lì. Ok, andiamo. Mi ha sbloccato una nuova isola anche con quel gatto. Fantastico. Gattastico. Al 100% miau miau. Andiamo qui. È il livello della torre. Questo è un altro livello, eh? Per favore, non ributtarmi in aria. Non tentarmi. Perché fate questo al povero gatto? Basta, devo rilassarmi. Dai, andiamo a pescare. Ok, quindi è un'altra isola questa. E cosa contiene? Ok. Cos'è sta roba? Storia parte 1, storia parte 1. Wow, non ho mai visto l'oceano così popolato prima d'ora. È un piccolo prezzo da pagare per il progresso. Ma i miei vicini sono ancora lì sotto. Oh no, spero che sopravvivano. Come prenderò i soldi dell'affitto se sono morti? Bruh. Vabbè. Ma cos'è? La vita è fantastica. Perché sei così felice? Perché non dovrei esserlo? È bello essere felice. I cibi da queste parti sembrano non scadere mai. Che bello. Magari siete cibi geneticamente modificati. Magari anche il vostro gusto è migliore. Non mi piace dove sta andando questa storia. Stai fermo. Ehi, non urlare, sennò non mi diverto. Sembri comunque sei da bacca, niente di speciale. Ma che cosa? Quindi tipo puoi seguire la storia. Cioè qua quando peschi frutti o aspetti 14 minuti e vai avanti con la storia e puoi capire la storia della fragola. Cioè ma chi me lo fa fare? Ma chi me lo fa fare ragazzi? Torniamo alla prima isola che è meglio. L'unica isola vera. Le altre sono isole fasulle. Isole che mi fanno venire mal di testa. Santo cielo. Ok, adesso sta diventando un po' faticoso. Dai, comunque sblocchiamo ancora un'ultima cosa. Ok. Ora veramente ci mettiamo anche di più a sbloccare il tutto. Ma secondo me è secondo voi è salutare però mangiare tutto sto scritto? Cioè voglio dire, è cibo strabuono, ma stiamo esagerando. E come fa? Però è vero, se del cibo spazzatura mangia altro cibo spazzatura, non c'è problema. Sempre spazzatura che entra in spazzatura. Quindi non gli fate il male. Interessante. Quindi se io volessi mangiare cibo spazzatura nella vita reale, senza ammalarmi mai, dovrei essere una persona di melma. Dovrei fare il pezzo di erba tutto il giorno, quindi sarei una persona da buttare, quindi potrò mangiare senza star male. Non so se la cosa sia molto educativa. Comunque sta tirando un sacco di boiate. È giusto per andare avanti, per andare avanti con il video, devo tirare boiate. Non prendetemi d'esempio. Grazie per avermi sbloccato. Ecco altri boost. Questa volta non guarderò le pubblicità, mi spiace. Ok, usiamo i boost così posso prendere ben 12 robe. E vogliamo sbloccare le ultime due robe. Ok. Quindi sblocchiamo questo così. Ho 7 di cibo ora. Siamo al massimo, siamo a gonfie vele. 7 di cibo raccolgo e sono al massimo. Spero di sbloccare nuovi poteri a sto punto. Cioè, ma stai scherzando? Ma stai screziando? Mi chiedo se questo gioco abbia altri boost adesso. Oh, sbloccato ancora. Ora posso andare più giù. Cosa c'è qui? Le pezzettine di formaggio. Quelle piccoline.
cappelline vuoto. No, 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 no. No, un pezzo di limone. Allora no. Allora no. Allora no. Dove stiamo andando? Santo cielo. Va bene, ragazzi, sblocchiamo l'ultima roba. Dai, devo sbloccare la cesta. Non so, credo sia infinito sto gioco. Cioè, sono curioso veramente di dove puoi arrivare alla fine, se abbia un limite. Perché adesso abbiamo raggiunto il limite delle cose che posso prendere. Mi chiedo se ci sia anche un limite per scendere a sto punto. Salve signora Chest, grazie per avermi sbloccato. Mi ha dato alcuni capacity boost da 14, quindi sempre più grandi tra l'altro. 14 sono un ottimo numero. Quindi facciamo così e prendiamo tutte le robe dal valore più alto. Ormai gli hamburger chi si le caca. Povero hamburger che non viene più cacato dal povero Gabby. Ok, dal ricco voglio dire. Abbiamo fatto un'impresa di fast food che Ronald spostati. 11. Siamo sempre... E le pezze di formaggio! Il gorgonzuola! Che non va mai a scuola perché è annegato. Guarda il gorgonzuola, dimmi qualcosa, guardalo! Cheese! Mi sembri stressato. Guardati, sei così osservante. Comunque sono stanco di giocare a questo gioco. C'è sempre lo stesso scherzo ancora e ancora. Se qualcuno dice ancora sei cheese, sorridi, sai, sei cheese, si dice in inglese. Mi impazzisco. Sorridi! Ah, perché me lo fai? Basta, uninstalla il gioco, togli le mie sofferenze. No, soffriremo. Tu mi fai triste. Hai visto com'è l'oceano? È fatto di lacrime. No. Vabbè, sto gioco è veramente assurdo. Vabbè, ragazzi, però per oggi ci fermiamo qua. Non vedo l'ora di tornare in questa, veramente in questo gioco molto strano, molto pazzerello, ma ci stava un macello. Fatemi vedere, sto registrando, meno male, se no mi sarei buttato al balcone. Ok, dopo dovremo trovare anche un nome, ragazzi. Inventatemi dei nomi nei commenti, dato che si possono rinominare. Dobbiamo trovare un nome a tutti. Scrivetelo e magari andremo avanti con un prossimo episodio. Fatemi sapere se volete vederlo. Spero che ci sia altra roba da fare. Mi informerò comunque. Andremo avanti con il gioco magico dei gatti. Ringrazio per la visione, ci vediamo al prossimo! Ah!